Da 4 mesi non ho più notizie di mia figlia. Gli investigatori non la cerchino solo nell'ex Astor, ma nei palazzi vicini. Chi abitava nell'albergo occupato sa cosa è successo quel giorno. Chissà parli. Fino a questo momento non è stato fatto abbastanza per cercarla. L'appello disperato di Catherine Alvarez, madre di Cattaleya Ciclo Alvarez, conosciuta come Cata, risuona nel vuoto da quando la sua bambina è scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor a Firenze. Ora sono trascorsi più di 4 lunghi mesi dall'ultima volta che hanno visto Cata. Gli investigatori, durante questo periodo, hanno effettuato approfondite ricerche all'interno dell'ex albergo, ora occupato da numerose famiglie in difficoltà, e hanno analizzato una vasta mole di filmati provenienti da ben 1500 telecamere dislocate in tutta la città di Firenze. Inoltre, sono state condotte ricerche sia in Italia che all'estero, inclusa la terra natale di Cata, il Perù. Tuttavia, secondo i genitori della piccola, le indagini non sono state sufficienti. La scorsa settimana la madre Catherine si è rivolta ai giornalisti, evidenziando ciò che a suo avviso deve ancora essere fatto per trovare la loro amata Cata. Nel frattempo, la procura ha finalmente ottenuto accesso ai contenuti dei dispositivi telefonici appartenenti ai familiari di Cata. Sorge l'interrogativo se ci possa essere qualche coinvolgimento da parte loro nella misteriosa scomparsa della bambina. Gli investigatori avanzano l'ipotesi che potrebbero non aver raccontato tutto ciò che sanno, magari tralasciando dettagli rilevanti che avrebbero potuto contribuire alle indagini per ritrovare immediatamente la piccola. Tornando alle parole di Catherine, la madre ha dichiarato: «Abbiamo fornito diverse indicazioni anche dopo l'ispezione nell'ex albergo di qualche settimana fa. Abbiamo segnalato persone che potrebbero sapere, ma ancora non conosciamo gli sviluppi nelle indagini». Accanto alla madre Catherine e al padre di Cata Miguel Angel Romero Ciclo, vi sono gli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, insieme ai consulenti, l'ex generale del RIS di Parma Luciano Garofano e la criminologa Stefania Sartorini. La madre di Cata dichiara: «Dopo 4 mesi non sappiamo nulla. Non vogliamo che questa vicenda finisca come quella della povera Denise Pipitone». Denise, di appena 3 anni, sparì da Mazara del Vallo, Trapani, il 1° settembre del 2004, mentre giocava davanti casa. Dopo 19 anni sua madre, Piera Maggio, continua a cercarla. Catherine Alvarez prosegue: «La procura segue ogni pista, dal rapimento finalizzato al traffico d'organi all'errore di persona, ma ci fornisca risposte». Secondo la madre, Cata dovrebbe essere cercata anche nei palazzi situati nelle vie vicine all'hotel in cui vivevano. La donna ha inoltre indicato una possibile via di fuga dei rapitori. A suo parere, la bambina potrebbe essere stata portata sul retro dell'ex hotel e successivamente fatta uscire attraverso un garage in una via adiacente, aggiunge la madre della piccola. Lì non ci sono telecamere. Nel frattempo, il Perù ha accettato la richiesta di rogatoria inviata dall'Italia. La procura di Firenze avvierà gli interrogatori di 14 persone al fine di esaminare la possibilità di uno scambio di persona, cioè se Cata sia stata rapita per errore al posto di un'altra bambina. Saranno interrogati amici dei genitori della piccola che si trovano in Perù, insieme a uno zio paterno di Cata, attualmente detenuto nel carcere di Lima, e un altro cittadino peruviano recluso nella stessa struttura carceraria. Quest'ultimo è stato coinvolto in una vicenda di traffico di droga avvenuta a Firenze nel 2022, quando l'hotel Astor non era ancora occupato. Durante una perquisizione nel suo appartamento, la polizia ha scoperto una considerevole quantità di cocaina. L'uomo coinvolto era ancora in debito con i fornitori della droga per quella partita. Nella stessa casa perquisita dalle forze dell'ordine viveva anche una donna. Non è legata da parentela a Cata, ma, in un'ironia del destino, è la madre di una bambina della stessa età della piccola scomparsa. Alcuni mesi dopo la chiusura dell'hotel Astor, questa madre si è trasferita a vivere lì con sua figlia. Quando Cata fu rapita, qualcuno che conosceva la storia legata al traffico di droga collegò immediatamente i due eventi.
Fu in quel momento che iniziarono a circolare voci riguardo a una possibile vendetta da parte dei trafficanti e all'ipotesi di uno scambio di persona. Queste voci si diffusero anche all'interno delle carceri peruviane, dove è detenuto un altro fratello del padre di Cata. Miguel Ángel Romero Ciclo discusse di questa teoria al telefono con suo fratello, poi presentò l'ipotesi dello scambio di persona alle autorità. Anche la madre di Cata ora considera questa possibilità. Tuttavia, per gli investigatori, c'è anche un'altra prospettiva da esplorare. La piccola potrebbe essere stata rapita in un atto di vendetta legato al racket degli alloggi all'interno dell'ex hotel, gestito proprio dai familiari della madre di Cata. La procura ha avviato un'indagine per il sequestro di persona a scopo di estorsione. Pochi giorni prima del rapimento di Cata, un uomo ecuadoriano di 40 anni si è gettato da una finestra per sfuggire a malviventi che cercavano di ucciderlo perché non aveva pagato l'affitto della sua stanza. Questo episodio, insieme a una più ampia indagine sul racket degli affitti, ha portato all'indagine dello zio materno di Cata, Argenis Abel Alvarez Vázquez, conosciuto come Dominique. Il suo telefono è stato esaminato alla ricerca di prove o informazioni omesse. Nel frattempo, l'ex hotel Astor è stato completamente sgomberato da ogni oggetto per consentire alle unità speciali delle forze dell'ordine di effettuare una ricerca approfondita della bambina.